nostra discussione sul, sui processi di combustione che abbiamo iniziato qualche giorno fa. Stamattina li completiamo, così poi torniamo a parlare. Ci restano un paio di argomenti relativi agli impianti motori con turbine a gas, e quindi con questi poi potremo considerare che è concluso questo capitolo. Allora, riscrivo per l'ennesima volta la reazione, o facciamo finta, no, beh, scriviamola un attimo. Lo so che è brutto ripetersi, però abbiamo bisogno. Allora, avevamo scritto tante volte la reazione di ossidazione di un idrocarburo, che è qualcosa di questo genere, ok, e ieri siamo riusciti a fare un esame dei principali sottoprodotti di questa reazione, cioè prodotti indesiderati che vengono fuori inevitabilmente quando si passa da questa che è la stesura della reazione chimica che noi facciamo alla lavagna e che ci serve, la cosiddetta stechiometria della reazione, ci serve per fare i nostri calcoli, i nostri bilanci, ma che poi deve trovare pratica realizzazione all'interno di un impianto, qualunque esso sia, come abbiamo detto, dal motore di un aereo, alla propulsione aeronautica, a una turbina a gas per produzione di energia elettrica, oppure un generatore di vapore, oppure una banale caldaia per il riscaldamento, tipo quelle che abbiamo sui balconi di casa nostra, o i motori delle automobili, dei camion, delle motociclette, delle navi e quant'altro. Insomma, dovunque si sfrutti quella che abbiamo chiamato energia potenziale chimica di un combustibile per produrre energia termica e, a seconda dei casi, fermarsi lì se quella è la nostra forma utile, trasformarla con la conversione termodinamica di cui ci stiamo occupando già da alcune settimane in energia meccanica. Ancora una volta ci si ferma lì se l'obiettivo è far muovere le cose, oppure utilizzare questa forma di energia meccanica come input poi a sua volta per produrre l'energia elettrica. Quindi, perché insisto, questa frase me l'avete sentita dire tante volte, è per sottolineare la generalità. Insomma, se ci sono tanti esempi di applicazione, questo vuol dire che insomma, è molto diffusa, insomma, che ci si incontra o scontra, per meglio dire, con questo tipo di processo numerosissime volte. Ok, e quindi ieri abbiamo fatto l'analisi dei sottoprodotti, cioè di quei prodotti indesiderati di questa reazione che abbiamo chiamato inquinanti. Abbiamo detto più o meno, insomma, un po' velocemente, senza entrare troppo nei particolari, come si formano, come mai vengono fuori da questa reazione che all'apparenza non dovrebbe dare luogo a questi altri sottoprodotti, come mai invece si formano quelli che noi abbiamo chiamato inquinanti, e abbiamo visto come mai e perché ci preoccupano. Fine lezione stavamo dicendo qualcosa su come si può fare per tenere sotto controllo questi sottoprodotti, questi inquinanti, e in particolare avevamo accennato a, diciamo, alle tre strade che classicamente si seguono, cioè quella che riguarda la qualità del combustibile di partenza,
quella che riguarda la qualità della tecnologia dove si realizza questa reazione, come dicevamo prima, la camera di combustione di una turbina a gas, i cilindri di un motore, la camera di combustione di una qualsiasi forno o caldaia, non sono tutte uguali, sono realizzate secondo tecnologie differenti. È chiaro che c'è una differenza molto significativa, c'è una relazione molto precisa fra alcune scelte sulle tecnologie utilizzate in queste sedi, chiamiamole così, sedi della reazione e la quantità di sostanze indesiderate prodotte. E infine, diciamo, i costruttori molto spesso per rispettare le normative di legge che di anno in anno diventano sempre più severe, più stringenti, cioè abbassano sempre di più la soglia tollerata di quelle sostanze di cui abbiamo parlato ieri, per rispettare queste normative sempre più, dicevo, severe, i costruttori si affidano molto anche a quello che si chiama post-trattamento dei prodotti della combustione, ovvero dopo aver cercato di limitarne al minimo la formazione durante lo svolgimento della reazione, constatato che comunque le quantità di questi inquinanti prodotte sarebbero comunque superiori ai limiti di legge in vigore, e ricorrono abbondantemente alla tecnica del post-trattamento, cioè si prendono questi gas e vengono intercettati nel percorso fra l'impianto in cui vengono prodotti e l'atmosfera in cui dovranno andare a essere riversati, si interpone, diciamo, una sorta di piccolo, chiamiamolo così, piccolo laboratorio chimico, non immaginate un laboratorio, una stanza, insomma, un piccolo laboratorio chimico, cioè una scatola all'interno della quale far avvenire delle reazioni in cui, diciamo, c'è un ambiente un po' più tranquillo, meno difficile per lo svolgimento della reazione, tipo quella che abbiamo scritto alla lavagna, e quindi per poter trasformare nuovamente gli inquinanti prodotti in sostanze innocue per l'ambiente o la salute. Questa più o meno, insomma, non entriamo nel dettaglio di come funzionano questi piccoli laboratori, però è importante sapere che precisare che questa è sicuramente una delle strade seguite. Ad esempio, prima si parlava della qualità del combustibile, appunto abbiamo detto che ci sono dei combustibili in cui per questioni economiche, insomma, ancora sono presenti, che so, tracce di zolfo per esempio, e dicevamo come questo produrrebbe degli inquinanti particolarmente dannosi, quali gli ossidi, l'ossido solforoso, l'ossido solforico, S2O3 o l'SO2 o l'SO3, che tranquillamente possono invece essere eliminati con un intervento molto semplice, senza stare a preoccuparsi troppo di realizzare tecnologie di combustione sofisticate o post trattamenti altrettanto sofisticati. La cosa più semplice è intervenire alla fonte per eliminare completamente qualunque traccia di zolfo e immediatamente il problema viene risolto. Questa sembra una cosa, però per esempio una cosa un po' più significativa, anche questa, diciamo, importante, è che, come vi dicevo, noi abbiamo scritto genericamente l'espressione dei
dell'idrocarburo utilizzato come combustibile, è chiaro che non tutti gli idrocarburi sono uguali. Per esempio, abbiamo visto, abbiamo scritto nell'elenco dei nostri inquinanti gassosi, abbiamo riportato il monossido di carbonio, gli idrocarburi combusti e gli ossidi di azoto, quella miscela di NO e NO2 che abbiamo chiamato NOx. Ok? Vediamo una cosa, se noi per esempio al limite adoperassimo idrogeno puro come combustibile, questo tranquillamente ci consentirebbe di cancellare, di fare un bel freddo almeno su questi due inquinanti. Li trovate? Ok, questo come caso limite. È chiaro che quanto riguarda le potenzialità dell'idrogeno come combustibile sarebbero dei lunghi discorsi da fare, e l'unica cosa che possiamo dire subito è che appunto l'idrogeno non è di per sé disponibile in natura, bisognerebbe produrlo e quindi spendere energia per produrlo, quindi si spende energia per produrlo per poi ottenere nuova energia eventualmente dalla sua combustione. Questo diciamo è il problema di fondo. Poi ci sono chiaramente problemi legati alla sicurezza, all'immagazzinamento, allo stoccaggio, perché ripeto, il discorso sarebbe lungo, quindi diciamo che per il momento insomma non si pensa all'utilizzo di idrogeno puro come combustibile. Però è pur vero che se guardiamo la reazione che abbiamo fatto bene a descrivere, si vede che c'è una certa differenza a seconda di quanto vale A rispetto a B, cioè il rapporto BSUA nella formula dell'idrocarburo evidentemente influenza dal lato dei prodotti il bilancio delle percentuali di CO2 e di H2O che si producono, nel senso che la quantità di H2O rispetto a CO2 che va a prodursi è chiaramente direttamente proporzionale a questo rapporto appunto BSUA, il quale chiaramente cambia mano a mano che ci spostiamo verso quegli idrocarburi più pesanti. Vi ricordate che il primo giorno abbiamo fatto un po' la lista? Se pensate al metano CH4, per il metano evidentemente questo rapporto vale 4. Se pensate all'isottano C8H18, 18 di isotto fa 2,25. Quindi voglio dire, fra un metano e un isottano c'è quasi un fattore 2 di differenza di questo rapporto, d'accordo? Uno vale 4 e un altro vale 2,25. E quindi chiaramente anche in questo caso c'è differenza quindi fra tutti quelli che possono essere i prodotti carboniosi che derivano dalla combustione del metano, oppure quelli che derivano dalla combustione di un isottano, senza considerare quel discorso a cui ieri velocemente avevamo accennato, ovvero che in quella sigla HC, vi ripeto che è una sigla che raggruppa decine, dozzine di differenti idrocarburi che si vanno a formare quando si rompe la catena della molecola dell'idrocarburo di partenza, e abbiamo detto che questi che si vanno a formare, al di là delle quantità, non hanno tutti la stessa qualità nel senso dell'impatto delle conseguenze sulla salute una volta inalati. Abbiamo detto che ce ne sono di due tipi sostanzialmente: alcuni più reattivi, molecole di idrocarburi che sollecitate da un minimo di energia di attivazione reagiscono e interagiscono per esempio
con le cellule del nostro organismo. E ci sono invece delle molecole molto più stabili, quelle appunto che assomigliano a quella del metano, quindi tutti i cosiddetti idrocarburi metanici, che si fanno i fatti loro, nel senso che anche se inalate non è che facciano benissimo, però almeno sono inerti, stanno lì e non generano processi degenerativi nella riproduzione delle nostre cellule, cosa che ci preoccupa non poco. Quindi arrivare alla formazione di magari anche la stessa quantità totale di HC, però nella quale siano presenti molecole meno reattive, è comunque un grosso passo avanti, e quindi diciamo funzione della qualità del combustibile da cui si era partiti. Ciò detto, veniamo alle ultime cose a cui appunto ieri non siamo riusciti a giungere, e in particolare, come vi dicevo, accenniamo a un altro tipo di problema. E qui abbiamo la reazione, come si vede, diciamo, questa reazione compare come prodotto inevitabile, quindi come prodotto principale, non come sottoprodotto della reazione di combustione di idrocarburo, l'anidride carbonica, il diossido di carbonio CO2, di cui abbiamo detto, e tengo a ribadire, che molte volte si sentono questi commettere questi errori, cioè ogni tanto capita di sentire qualcuno che fa la lista dei possibili inquinanti e classifica la CO2 come inquinante. Questo è un errore, cioè non lo possiamo classificare come inquinante, nel senso che, perché ci dobbiamo mettere d'accordo con le parole, cioè, sulle parole, nel senso che se abbiamo detto che accostiamo questo termine a sostanze che producono danni soprattutto alla salute umana, chiaramente questo discorso non va più bene parlando della CO2. Perché danni del genere non ne produce. Però, come forse molti di voi hanno sentito, ci sono da diversi anni, diciamo l'ultimo arrivato sul banco degli imputati nel discorso dell'impatto ambientale della reazione di combustione, è proprio questa CO2. Perché è arrivato sul banco degli imputati? Perché sembra sia stato riconosciuto, ormai ci sono pochi dubbi in merito, ancora c'è qualche dubbio, ma insomma pochi attualmente, dicevo, riconosciuto come responsabile delle alterazioni climatiche che pare stiano affliggendo il nostro pianeta negli ultimi decenni. Perché? Che c'entra la CO2? Sembra, ripeto, questo verbo è d'obbligo, sembra che la CO2 si comporti come uno schermo tipo un vetro, una plastica più o meno trasparente per quanto riguarda la radiazione solare. Mi spiego, come sapete la radiazione solare incidente viene riflessa in atmosfera in percentuali variabili tra il diciamo circa i due terzi grosso modo, con una certa variazione a seconda della posizione della nostra osservazione sulla superficie terrestre. E questo diciamo fortunatamente, perché se fosse assorbita tutta, diciamo, la temperatura al suolo sarebbe, non ci sarebbe vita sulla Terra se non ci fosse questo fenomeno di riflessione. C'è però un particolare, sapete che la radiazione viaggia, le onde vengono
si propagano con una certa lunghezza d'onda che appunto viene classificata, come sapete, a seconda della banda c'è un nome che li caratterizza. In particolare la radiazione incidente entra nel campo del cosiddetto ultravioletto. Okay. Viceversa, a seguito dell'impatto con la superficie terrestre, la radiazione riflessa subisce un cambiamento di lunghezza d'onda che praticamente va a ricadere nel campo dell'infrarosso. Okay. Perché questo? Che ci importa questo particolare? Ci importa perché se voi prendete quei vetri, per esempio, quei vetri risultano essere trasparenti, diciamo, non in senso assoluto, ma diciamo quasi completamente trasparenti alla radiazione ultravioletta. Okay? E quindi che significa trasparenza? Significa che passa quasi al 100% questa radiazione. Quando deve avvenire la riflessione, quindi col passaggio, col cambiamento di lunghezza, la radiazione che tende a uscire dal vetro entra nel campo dell'infrarosso, diciamo il vetro è meno trasparente all'infrarosso, tende quindi a trattenere all'interno dell'ambiente in cui sono disposti i semi una buona percentuale, non completamente chiaramente, ma una buona percentuale della radiazione riflessa. Questa è una cosa ben nota da secoli, diciamo, per esempio nel campo delle coltivazioni, laddove si vuole creare un microclima adatto alla coltivazione di alcune colture, di alcune piante, quello che sia, il coltivatore realizza questi ambienti che evidentemente non saranno fatti in muratura, ma saranno fatti tutti con dei vetri, con delle paste, le cosiddette serre, perché nella serra fa appunto più caldo rispetto a una stanza costruita con dei mattoni, con del cemento e quant'altro, proprio per questo effetto, perché all'interno della serra c'è si conserva, diciamo, si rende più conservativa la radiazione che entrante rispetto a quella uscente, e questo quindi fa salire la temperatura di quell'ambiente. Tutto questo per dire che queste massicce quantità di CO2, massicce perché appunto, attenzione, apro una piccola parentesi, piccolo avvertimento, piccolo warning, non confondiamo le quantità di quegli inquinanti che abbiamo scritto lì, che sono appunto dei sottoprodotti e che quindi, come dicevo, sono prodotti in tracce, fortunatamente, se no qui sarebbe un grosso cimitero, insomma, cioè ci sono svariati ordini di grandezza fra i grammi, i chilogrammi, quelli che volete, di CO2 che è un prodotto di una reazione e quelli di quegli inquinanti che sono appunto di solito espressi in parti per milione della composizione, quindi del flusso di tutti i gas di scarico. Quindi questo per dire che le quantità di CO2 che derivano dalla combustione di un'unità di massa di idrocarburo sono consistenti e quindi, diciamo, in atmosfera le quantità che vengono introdotte da tutti questi processi, vi do un numero per farvi orientare, diciamo, io oggi per venire da casa mia a qui ho immesso con la mia automobile ho immesso in atmosfera 14-15 kg di CO2, ok? Io da solo,
riflettete su questo numero, fatevi qualche moltiplicazione, considerate un po' tutte le cose, altrettanto farò stasera per ritornare. Quindi in questa giornata il mio contributo sarà stato di una trentina di chili di CO2. Okay? E quindi ecco il significato di massicce quantità. Che tornando al nostro problema dell'alterazione climatica, il punto è che queste quantità di CO2 che un po' alla volta vanno a circondare la superficie terrestre, ripeto, sembra si comportino un po' come i vetri della selva di cui abbiamo parlato un attimo fa, nel senso che tendono a trattenere, ripeto, in una certa percentuale, per fortuna, in una certa percentuale tendono a trattenere la radiazione riflessa, quindi sfavoriscono, diciamo, la riflessione, e questo porta un innalzamento della temperatura media superficiale terrestre. Okay, questo è quello che è conosciuto come effetto serra. Problema dell'effetto serra, quindi di cui avete sentito parlare, la CO2 viene quindi etichettata come gas serra o come gas climalterante, che è diverso appunto dall'essere etichettato come inquinante. Tant'è che non ci sono delle leggi precise per quanto riguarda delle soglie da non superare, ci sono dei suggerimenti. Il problema è abbastanza lungo e complesso, insomma, non vorrei dedicare poi togliere troppo tempo agli altri argomenti di cui dobbiamo parlare, ma diciamo, il problema è complesso perché appunto trattandosi di questa emissione in atmosfera di queste quantità, abbiamo detto, massicce di CO2, è chiaro che il problema è che poi appunto va a interessare tutto il pianeta. Il problema è chiaramente planetario, mi spiego. Se la città di Cassino prende dei provvedimenti per quanto riguarda il contenimento di questi tre inquinanti, ok? E supponiamo quindi molto severi, per cui quei tre inquinanti le normative prevedono che devono essere quasi zero, ok? Bene, gli abitanti della città di Cassino ne traggono un beneficio perché quando passeggiano per le strade della città respirano aria meno inquinata, perché sicuramente c'è stato localmente c'è stato questo intervento. Se a Frosinone non hanno preso, a Frosinone, a Napoli, all'Aquila, non hanno preso questo stesso provvedimento, poco gliene importa agli abitanti di Cassino. Gli abitanti di Cassino traggono vantaggio da quella legislazione, e quelli di Frosinone, quelli di altre città limitrofe, invece, tanto peggio per loro, continueranno a respirare. Questo discorso non vale per quanto riguarda la CO2, nel senso che se tutto intorno si continua a immettere in atmosfera queste massicce quantità di CO2, i guasti che derivano all'ambiente per quanto riguarda l'alterazione del clima poi si ripercuotono, insomma, e se ne risentono, ripeto, in scala mondiale. Quindi questa cosa ha investito questo problema un po' tutto il mondo, ripeto, e non so se avete mai sentito parlare, insomma, i responsabili di queste politiche energetiche ogni tanto di tutto il mondo si riuniscono in queste grosse conferenze per le quali si guardano in faccia e dicono: che vogliamo fare? Qua il problema è serio. Quindi escono di là
con varie raccomandazioni, e poi il problema è tradurre in fatti queste raccomandazioni. Mi sto riferendo per esempio, forse un nome che conoscete, è alla fine degli anni 90, la prima di questi incontri si tenne in Giappone, la città di Kyoto, da cui uscì il famoso protocollo di Kyoto, che era appunto un invito a contenere queste emissioni. Poi vabbè, dei passi avanti sono stati fatti, e veniamo a quello che ci riguarda più da vicino. Mi riferisco alla legislazione dell'Unione Europea, che appunto in questi casi prevede anch'essa insomma un contenimento da qui al 2020 del complessivo però delle quantità di CO2 da immettere in atmosfera. Chiaramente sono raccomandazioni, sono obblighi anche, però di carattere più generale, meno specifico rispetto a quello degli altri inquinanti. L'attesa appunto si chiama questo orizzonte 2020, Horizon 2020, cioè questo 2020, l'orizzonte è di abbattere di un ulteriore 20% tramite varie strade, che sarebbe lungo elencare, le emissioni di CO2 in atmosfera, proprio per cercare di fare qualcosa per quanto riguarda il problema dell'alterazione climatica. Ciò detto, qualche considerazione invece interessante dal punto di vista ingegneristico ve la voglio fare per quanto riguarda appunto questa sostanza, questa struttura. Come più volte ho detto, come vedete facilmente dalla reazione scritta alla lavagna, la CO2 è un prodotto di una reazione, diciamo, ideale. C'è poco da migliorare la qualità di questa reazione, non è quello un intervento che si può fare, c'è poco da fare post trattamenti, non la possiamo convertire in nient'altro. Qualcuno ha pensato anche di raccoglierla e nasconderla, non sto scherzando, è una cosa seria, si chiama cattura e sequestro, ci sono fiori di studi su questo argomento, della CO2, nel senso che parliamo, non immaginate i motori delle motociclette, delle automobili, cioè pensate ai camini delle grosse centrali termoelettriche. Si pensa appunto di catturare, separandoli dagli altri prodotti, questa CO2, e poi uno che se ne fa. L'idea è quella di immagazzinarli nei giacimenti petroliferi esauriti. Sul pianeta ce ne sono tanti con capacità sterminate, e quindi l'idea è quella di sequestrare appunto, catturare e sequestrare in queste cavità sotterranee la CO2. Anche questa è una cosa. Ci sono degli studi di fattibilità, ci sono degli studi guida, pilota in tal senso, alcuni che riguardano anche il nostro paese. Ma al di là di questo, quindi diciamo, vi dicevo, ingegneristicamente quello che si può fare è quello a cui diciamo, i costruttori di questi sistemi che danno luogo a queste reazioni stanno studiando con moltissima attenzione, è il solito discorso, quello che altre volte vi ho fatto, cioè che se noi diciamo che la potenza che ricaviamo dalla combustione di un certo combustibile qualunque, adesso ieri proprio l'abbiamo definito, quindi caratterizzato da quello che si chiama potere calorifico inferiore a H2O, come sapete ha un'espressione di questo genere,
il discorso del contenimento della CO2 va a sovrapporsi a quei discorsi che abbiamo fatto tante volte nei giorni scorsi, ovvero che a parità di potenza la quantità di combustibile utilizzato dipende fortemente e chiaramente inversamente proporzionale al rendimento globale della nostra conversione energetica. Scelto il tipo di combustibile, la quantità di combustibile utilizzato è inversamente proporzionale al rendimento. Abbiamo fatto già questo discorso, questo significa una cosa che salta agli occhi, significa risparmiare economicamente sulla materia prima, ovvero risparmiare sulla energia, sulla quantità di energia primaria introdotta nel nostro sistema. Significa, l'altro giorno facevamo l'esempio di se il nostro sistema di conversione è un propulsore aeronautico, significa per esempio su una tratta molto lunga, significa risparmiare sulle dimensioni e sul peso dei serbatoi che devono immagazzinare il combustibile necessario a dare una lunga autonomia all'aereo. Accanto a questo si aggiunge evidentemente, e sta prendendo sempre più importanza, questo ulteriore discorso, cioè un contenimento dei consumi a parità di potenza significa anche un contenimento della formazione della CO2. Come si vede appunto da quello che volevo dire prima, che è un prodotto inevitabile della reazione di combustione di un idrocarburo, che c'è poco da migliorare, in realtà quello che si può fare, l'unica cosa per produrre minori quantità di CO2 è bruciare meno, questa è l'unica strada vera. Chiaramente bruciare meno potrebbe significare, e questo è quell'intervento che a volte si fa in condizioni di emergenza, potrebbe significare ridurre la potenza, o la potenza per un certo periodo di tempo, quindi l'energia complessivamente è prodotta, e queste sono quelle situazioni di emergenza che a volte richiedono questi interventi. Mi spiego con un esempio, forse ne avete sentito parlare qualche volta, qualche telegiornale, qualcosa del genere, in periodi di crisi energetica immediatamente una cosa che si sente dire, che poi non viene tanto attuata, non so, abbassate la temperatura del riscaldamento, sapete, esiste una legge precisa che limita, insomma, quando io faccio il progetto, quando voi farete un giorno un progetto di un impianto di riscaldamento, per dimensionare l'impianto chiaramente dovrete fare riferimento sostanzialmente, per dirla proprio in pillole, a due temperature, una temperatura esterna media, a seconda della zona ci sono delle casistiche, delle statistiche che vi dicono per esempio a Cassino la temperatura media invernale da prendere come riferimento quanti gradi è, e chiaramente una temperatura interna considerate. Questa temperatura interna non è che la potete scegliere voi, qualcuno dice ah io voglio stare a 30 gradi, io a 15, eccetera, è fissata da una legge. Questa legge allo stato attuale è ancora di 20 gradi centigradi come temperatura di progetto interna, che però poi in condizioni di emergenza qualcuno abbassa per 19 o 18 gradi. Questo significa, diciamo, lo spirito qual è? Ridurre questo numeratore affinché a parità di denominatore si riduca questo consumo. Ma ripeto, queste sono eccezioni mal tollerate dalla società di oggi. Quindi il discorso che vi ho fatto già numerose volte, che vi ripeto adesso perché vi riguarderà, nel senso che quando chi di voi lavorerà
andrà a lavorare, insomma, in settori dove si maneggiano queste cose, sentirà ripetere come un mantra questo ritornello, che per questioni economiche, per questioni ambientali, per questioni di politica energetica, eccetera, per il contenimento delle emissioni di CO2, quindi per dare una mano per quanto riguarda questo problema dell'effetto serra, è necessario contenere i consumi, ma a parità di output, a parità di potenza, a parità di energia complessivamente, perché la società non è disponibile. Quando parlo di energia significa anche dire, per esempio, va bene, facciamo una legge dove questi consumi come fanno a crollare? E semplicemente diciamo che l'automobile non si può prendere tutti i giorni, si può prendere un giorno sì e un giorno no, che questo significa energia, consumo di energia. Però, come sapete, queste cose, le società di oggi non sono disponibili. Quindi questa cosa i costruttori la sanno bene, quelli che lavorano in questo settore sanno bene queste cose. Vi posso assicurare che oggi, per esempio, chi costruisce propulsori aeronautici, propulsori, motori delle navi, motori delle automobili, eccetera, ha ben chiaro questo problema, e in queste aziende ormai gli obiettivi si sono spostati, nel senso che sono quasi, diciamo, considerano quasi raggiunti gli obiettivi per il contenimento degli inquinanti veri e propri, quelli che fanno male alla salute. Ormai nel campo, nel settore, vengono considerati dei traguardi raggiunti gli attuali standard di emissioni che riescono a ottenere, e attualmente l'interesse è tutto concentrato su questo problema qui: contenere la CO2 per mitigare questo effetto clima alterante. Il che significa questo ragionamento: a parità di potenza, di energia prodotta, ridurre la quantità di combustibile consumato grazie al miglioramento del rendimento della conversione energetica. Questa è assoluta attualità. Se parlate con chiunque addetto ai lavori nel settore, nel campo energetico, ripeto, in qualsiasi, dal produttore della caldaia, del scaldamento, al produttore degli aerei, dei Boeing, dei caccia o delle navi o delle automobili, vi sentirete nei loro uffici, sentirete dire che nei loro uffici hanno questo problema, si scontrano con questa realtà, investono, fanno sforzi enormi per guadagnare un punto percentuale, mezzo punto percentuale di rendimento, per poter dire: io sto, vi do un prodotto sempre della stessa potenza, ma che consumando di meno mi fa immettere meno CO2 in atmosfera. Prima vi ho fatto l'esempio, dicevo che io oggi ho immesso in atmosfera complessivamente circa una trentina di chili di CO2, questo perché sono venuto con una vecchia automobile a benzina, ci sono automobili più moderne, magari che sfruttano il ciclo diesel, che hanno dei consumi molto più bassi, che quindi il mio bilancio, se avessi preso appunto l'automobile di mia moglie, sarebbe stato, anziché 30 kg, sarebbe stato 15-16 kg complessivamente. Come vedete, la differenza non è proprio trascurabile. Questo per ottenere lo stesso effetto, grosso modo, però grazie a dei rendimenti di conversione molto più elevati. Ok. Vabbè, a volerla dire tutto, ho barato un pochino, perché le potenze nei due casi non sarebbero state proprio uguali, insomma. Ho barato un po'. Va bene. Okay.
Ah, l'ultima cosa a proposito di questa CO2, chiaramente la CO2, come dicevo, risente molto di quel discorso del rapporto Bisuatti di cui vi parlavo prima, ne risente sicuramente più di quanto, in percentuale maggiore di quanto ne possano risentire CO e HC, lo vedete dalla reazione stechiometrica che abbiamo scritto alla lavagna, e quindi chiaramente non tutti i combustibili si comportano alla stessa maniera, insomma a parità di potenza ancora una volta poi bisogna anche andare a vedere chi è qual è il combustibile utilizzato. In questo senso diciamo il metano appare più interessante rispetto a una benzina, a un gasolio dove appunto C16, H34, 34 su 16 fa praticamente 2 qualcosa, mentre il metano, il B2A, ha questo rapporto appunto pari a 4, quindi c'è una differenza non trascurabile, produrre una certa potenza utilizzando metano o utilizzando gasolio per quanto riguarda i grammi di CO2 immessi e prodotti a seguito di questa combustione. Un'ultima cosa interessante, non so se vi ricordate le prime diapositive che abbiamo guardato insieme quando abbiamo osservato lo scenario energetico internazionale, avevamo una voce che era appunto di energia primaria, fonti di energia, avevamo messo quella di cui stiamo parlando, energia potenziale chimica dei combustibili, e poi c'era una distinzione, possiamo parlare di combustibili di origine fossile e combustibile di origine rinnovabile, e avevamo anche indicato qual è la differenza tra queste due categorie diverse. Per quanto riguarda quelli di natura rinnovabile, cioè una cosa perché c'è interesse, perché ci sono investimenti in questo settore? Perché rinnovabile che si intende? Si intende per esempio dei combustibili che possano ottenersi non da giacimenti petroliferi esauribili nel sottosuolo, ma che possano per esempio ottenersi da alcune coltivazioni, cioè lavorare in certo modo queste coltivazioni, quali la barbabietola, la palma e tante altre, poi ce ne sono addirittura delle alghe marine, per produrre combustibile, perché l'idea è che, come sapete, queste piante, perché di questo parliamo, durante la loro crescita, durante il loro sviluppo, assorbono quantità significative di CO2 per la loro crescita, il cosiddetto processo di sintesi clorofilliana, non so se ve lo ricordate, e se si fanno due conti, diciamo, ancora una volta diciamo un po' in maniera un po' ottimistica, e comunque l'obiettivo è quello che se utilizzo questi combustibili derivati da biomasse cosiddette, l'obiettivo sarebbe quello di avere un bilancio fra la quantità di CO2 che viene immessa in atmosfera quando vado a bruciare il combustibile ottenuto dalla biomassa, più o meno pari alla quantità di CO2 che la pianta ha assorbito durante la sua crescita, in modo tale da avere un bilancio in parità fra quantità emesse e quantità consumate. Questa è un po' una linea di tendenza molto attuale su cui si lavora. È chiaro che anche lì ci sono un po' di perplessità, nel senso che insomma, se questa cosa si diffondesse come sono diffusi i combustibili fossili, dovremmo ricoprire il pianeta di queste coltivazioni, rinunciando a quelle per uso alimentare, per esempio. Quindi immediatamente è scattata la polemica a livello
socio-economiche, è un momento, insomma, le coltivazioni ci servono per l'alimentazione, non per accendere i motori o le caldaie. E, beh, però ci siamo capiti, insomma, è chiaro, ingegneristicamente avete compreso qual è il problema. Sempre su questo tema, e poi ci fermiamo, possiamo considerare archiviato questo discorso strettamente legato al processo di combustione. Però mi premeva chiudere tutto questo discorso. Vi ricordate, qualche lezione fa avevamo fatto il calcolo, bilanciando questa reazione, avevamo fatto il calcolo del numero di moli di aria necessario a consumare una mole del combustibile utilizzato. E poi abbiamo visto come, moltiplicando semplicemente passando attraverso i pesi molecolari di aria e di combustibile, è possibile definire un rapporto fra la massa d'aria e la massa di combustibile utilizzato. E questo rapporto l'avevamo indicato con la lettera greca alfa, e abbiamo detto dell'importanza che riveste questo rapporto nella, chiamiamola, gestione di qualsiasi processo di combustione. Abbiamo visto che c'è possibilità di utilizzare valori per questo rapporto leggermente più grandi, o anche non leggermente più grandi, rispetto al valore suggerito dalla stechiometria della reazione, che quindi si chiama rapporto stechiometrico, ma abbiamo visto che è possibile utilizzare miscele con valori di alfa più grande dell'alfa stechiometrico, o con valori che abbiamo chiamato miscele magre, vi ricordate? Oppure utilizzare miscela aria e combustibile caratterizzate da valori di alfa minori del valore stechiometrico, le abbiamo chiamate miscele. E queste caratterizzano in modo significativo, insomma, l'andamento della combustione, la velocità con la quale si esaurisce il processo di combustione, l'energia rilasciata, le temperature, la formazione degli inquinanti, tutti dipendono in maniera significativa dal valore che il progettista ha scelto per questo rapporto alfa. Il discorso sarebbe molto complesso, molto lungo, che ci porterebbe un po' fuori strada rispetto ai nostri obiettivi, però ripeto, la scelta di questo rapporto è assolutamente significativa nel momento in cui si ha a che fare con un sistema all'interno del quale debba avvenire una reazione di combustione. Questo giusto per richiamarvi questo aspetto. Come vi avevo accennato, non so se lo ricordate, dopo che ci siamo messi a parlare un po' di altre cose, ma si era detto, ritorniamo, infatti poi lo faremo adesso, a parlare dei nostri impianti motori con turbina a gas, dove appunto abbiamo fatto diverse considerazioni su quello che riguarda la temperatura massima del ciclo, no? Quella che spesso abbiamo indicato con abbiamo chiamata T con 3, ovvero la temperatura di ingresso in turbina, okay? E abbiamo visto dal punto di vista termodinamico l'importanza di questo parametro per quanto riguarda le maggiori prestazioni dell'impianto, cioè il lavoro utile specifico ed il rendimento dei cicli reali, e l'importanza, appunto, l'influenza di questo parametro su queste due prestazioni. Abbiamo fatto il discorso di come quando si può, diciamo, cioè, anche storicamente basta guardare l'evoluzione della turbina a gas nei decenni, praticamente il miglioramento delle prestazioni di queste macchine
segue l'evoluzione della tecnologia, dei materiali con i quali sono costituiti quelle palette dei primi stadi della turbina, nel senso che mano a mano che queste tecnologie si sono evolute, hanno reso possibili, sopportabili temperature T3 sempre più elevate, di pari passo sono cresciute le prestazioni delle macchine, quindi diciamo l'estremo interesse per questo. Però è chiaro, appunto, poi abbiamo detto che, vi dicevo, oggi realizzazioni di punta prevedono temperature massime che viaggiano fra i 1500 e sfiorano i 1600 centigradi, gradi centigradi. Però appunto stiamo parlando di realizzazioni di punta, di macchine di grossa taglia, quindi di grossa potenza, per le quali valga la pena investire, perché chiaramente la tecnologia delle macchine che sopportino tali temperature è sofisticata e quindi costosa. Vale la pena investire se la potenza di cui parliamo è significativa. Se parliamo di macchine di pochi kilowatt, cioè decine o centinaia di kilowatt, è chiaro che non vale la pena avere dei costi iniziali spropositati per risparmiare poi qualche chilo di combustibile durante l'esercizio. Questo per dire quindi che esiste tutta una gamma di turbine a gas con caratteristiche come rapporti di compressione molto variabili, da valori al di sotto della decina, quindi 7, 8, 9, fino a valori superiori a 40 come rapporto di compressione, e come temperature appunto variabili fra meno di 1000 gradi centigradi fino al tot di cui abbiamo parlato prima. Tornando alla nostra reazione, abbiamo detto che mediamente, se prendiamo per esempio il combustibile come il gas naturale che è costituito in prevalenza da metano, se ci facciamo due conti, così come abbiamo visto l'altro giorno su come determinare questa quantità di calore, da questa risaliamo alla temperatura dei gas prodotti, vediamo che queste temperature superano anche di parecchio i 2000 gradi centigradi, cioè temperature assolutamente non sopportabili nemmeno dalla più avanzata turbina a gas di oggi, per non parlare appunto di quelle medie o piccole, dove quelle temperature sopportabili si aggirano intorno ai 1000 gradi centigradi, se non di meno. E allora come fare per evitare questo forte innalzamento della temperatura? Appunto, se andiamo a fare un bilancio, ci vogliamo riposare un attimo, facciamo adesso il break e poi facciamo il bilancio, o facciamo prima il bilancio e poi il break? Facciamo prima il break.